Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di The Colonists. Allora ragazzi, siamo all'ultima missione come sempre praticamente e siamo davvero in un momento cardine perché sto cercando di batterlo sul tempo, sto tizio qua, e porca miseria è difficile. Quindi allo stato attuale delle cose, aspetta un attimo che questa è una cosa che non mi piace per niente. No, va bene così. E sto cercando di battere il computer sul tempo e non è facile per niente in questo momento qua. Quindi, sì, dobbiamo concentrarci, dobbiamo fare al meglio delle nostre possibilità con ciò che possiamo. Io onestamente, ragazzi, madonna mia, guarda quanta acqua che arriva. Ma quanto poco gli arrivano le risorse qua. Ma com'è possibile? Che giustamente deve transitare anche l'energia in altra maniera. Vabbè. Però, vabbè, l'energia qua dovrebbe essere arrivata. No, manco per il cavolo. Allora, mining 1. Facciamolo subito perché so che tanto servirà. Prioritize. A me è venuta in mente una cosa, ragazzi. Ma se io facessi questo, no? Mi sa che allenterei un po' la pressione. No, no, non arriva l'energia. Non arriva l'energia. E questo è il problema più grosso. Non arriva l'energia. Allora, questo sta lavorando. Questi stanno cominciando a lavorare. Senti un po'. Cominciamo a fare un single upgrade ai residence. Bene. Ok, mining 1. Oh, già ricercato. E la miseria però, eh. Mi sa che armor è una ricerca adeguata da fare per prepararsi. Il primo sidro, benissimo. E io lo metterei da parte qui. Bam. Intanto che fate... Oh, perfetto. Fatta questa ricerca, upgrade a livello 2 e subito arrows. Porca miseria. Ah, non vedo ancora energia L2 che arriva. Io però devo risolvere sto problema, madonna mia, non è sopportabile, guarda. Beh? Non... è deciso di no? Non va bene? Oh! Planks, sono qui! Che diavolo state facendo? Ah, mo si è creato il traffico pure qua. Giustamente. Mi mancava.
Vediamo. No, vabbè, è così. Questo perché è rimasto idle? Ah, ok, stava aspettando la pietra che stava arrivando con il traffico di merda assoluto. Porca miseria. Allora, qua ogni tanto arriva un po' d'acqua, ogni tanto arriva un po' di cibo, ma sostanzialmente questi residents non stanno facendo in maniera efficace il loro lavoro. Senti, mi dispiace, prima di qualunque altra cosa, altrimenti. No, ok, devo fare l'upgrade. Devo batterlo sul tempo, assolutamente. Sarà una fottuta sofferenza. Me ne rendo conto, ma. Oh, puttana Eva! No, ha fatto l'upgrade! Oddio! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Porca puttana, ce l'ha fatta. Dai, ti prego. Arriva, veloce. Vabbè, grazie a Dio qua. Ok. L'abbiamo fatta. Arrows. Veloce come un fulmine, porca miseria. Grazie a Dio, Logs ce l'hai qua da parte. C'è una buona produzione. Un po' di planting area, falla anche qua, tanto. La prossima ricerca è repair. Assolutamente. Vabbè, sta ricercando a un buon ritmo. Perlomeno mi sembra. No, i Fletcher li devo fare qua, assolutamente. E questo pozzetto? Non. L'acqua di questo pozzetto non serve a nessuno? Ma qua sto tenendo botta, grazie a Dio, in una maniera o nell'altra. Oh, dai. Dove? Dove? Cosa? Che? Lo so! Dai, su! Mamma mia! Parto, ragazzi! Yes! Ok, ricerca. Repair subito, istantaneo. E vai. Upgrade. Upgrade. Anzi, aspetta. Upgrade uno solo per adesso. Il prossimo deve essere però Cobble Roads, altrimenti qua è la fine, cioè veramente. Vediamo. Però anche una cosa. No, è il traffico il problema. No, a parte che qua comunque non si accumula. Effettivamente non si accumula qui. Oh, sapete che vi dico? Io quasi quasi rifaccio. Quasi quasi rifaccio la sheep farm qui. Possibilmente un po' più grande di prima. Mando
uno dei lumberjack hut qua ad abbattere questi qua. Perché magari, sai, è un paio di logs del cavolo. Ok. Magari però è importante. Allora, un po' botta lo stanno tenendo, grazie a Dio. Però serve più energia, ma è proprio fondamentale. Quindi ho come l'impressione che il cibo abbia molto a che vedere con questa cosa, sapete? Perso territorio? Lo so, stanno a fare gli upgrade. Oh, comunque io una cosa non ho fatto. Fletcher. Porca miseria. Ah, vabbè, fallo qui. Lo so, questa cosa ridicola. Sì, under fire, sì, lo so. È sempre la pietra il problema. Oh oh, aspetta. Oh cazzo, non mi ero accorto che stava finendo. Porca puttana. Stop. Ok, è tipo fondamentalissimo che. Mo, però da qua. Mamma mia, che percorso di merda gli ho fatto fare alle torri, mamma mia. Mamma. Ma se Dio vuole. Dai che arriva. Ok, prioritize. Sì, ma comunque serve più energia. In ogni caso. Via. Adesso dovrebbe andare un pochettino meglio, ma sostanzialmente mi devo super sbrigare pure qua. Mo' del legno arriverà. Oddio, ragazzi. Vabbè, ma forse sto rispondendo al fuoco, vero? Cominciato a rispondere al fuoco? No. Oh. Fletcher ha finito la costruzione, finalmente. Sta succedendo qui? Cosa si è buggato qui? Oddio. Bene, ha creato le prime frecce. Ok, grande. Ok, stop. Riprogettiamo un attimino sta cosa. Ok, bene. Dai che ci devo arrivare. A quella pietra lì. Mamma mia, la pietra. Sì. Piano piano arriva. Ok,
Ho capito che ho perso territorio, me ne rendo conto. Vai con l'upgrade, pure tu. So che c'è altra pietra di cui si ha bisogno. Oh, ma qua sta andando un po' meglio. Che succede, mo? Ok. Vabbè, 40 su 50 mi devo accontentare, me li devo far andare bene. In che ritmo produci la carne? Vabbè, va un po' meglio adesso, decisamente. Dovrebbe arrivare un pochino più energia di riffo di raffa. Vabbè, mamma mia, che lentezza. Oh, qua sta continuando ad attaccare. Oh, vabbè, però gli sto sfasciando la torre. Dai, dai, attacca, 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 ti prego. Yes! Grande. Ecco, però lui ha sfasciato la mia. Vabbè. No, 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 questo è un dramma, un fottuto dramma, un dramma assoluto, no. Porca puttana, guarda. Sì, buongiorno, ma ciao proprio. Io ancora sono qua che sto cercando in tutti i modi di pigliarmi della pietra extra. Ma buongiorno proprio. Ma ciao proprio. Ma la stragrande ciao proprio. C'è qualcosa che non richiede la pietra, dannazione? Non c'è proprio un cavolo che non richiede la pietra. A sto punto, Cobble Roads. Almeno risolviamo un pochino sto problema di traffico che è un dito in culo, che è una cosa veramente folle. Mamma mia, qua mi arriva un log ogni morte di papa. Beh, giustamente che li stanno usando per riparare le torri, c'è cioè una cosa importante, me ne rendo conto. Sì. Depriorizzare su un secondo. Aspetta, no. Sì, dai. Date qualche log extra dove si può, perché. No, veramente. Amica, se gli sfascio questa torre, gli taglio a metà l'impero, per così dire. Sì, ma. Eh? Che dite? No, io questa non la posso perdere, non la posso perdere, non la posso perdere. Se perdo questa è la fine assoluta. Sì, se perdo questa è proprio la fine, 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 fine. Posso anche riavviare la partita se perdo quella. No, 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 continuo ad attaccare. Roseanna, che sta messa malissimo. Bene. No, Stephanie. Ok, adesso è veramente un casino, sì. Siamo nella merda vera. Adesso i logs devono fare tutto sto giro, aggiungendosi a questo traffico. Probabilmente abbiamo perso, ragazzi. A meno che non riusciamo a recuperare questa. Eh sì, ciao, guarda. Porca puttana, per l'ennesima volta ho sottovalutato la pietra. Ciao, stanno arrivando frecce a rotta di collo.
sta colpendo male proprio. Non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa mai. No, ho perso, ho perso, ho perso. Ho perso. Proprio ho perso. Aspetta che... No, 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 non mi ci far credere così a cavolo, su. Sì, ciao, 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 ciao. Vabbè, ragazzi, riavviamo. Madonna mia, ragazzi, allora, vi garantisco che un po' mi sto rompendo i coglioni di questo gioco. Devo dire che veramente un po' mi sto cagando il cazzo. Perché la dinamica delle strade, per interessante che la trovavo all'inizio, ormai 40 minuti fa, adesso mi sta sul culo che non la posso vedere. Veramente. Ma sapete che c'è, raga? No, no, va bene, dai, continuiamo. Continuiamo. Però rendetevi conto che sono 43 puntate che stiamo facendo. E io di questo gioco mi sto veramente cagando il cazzo, se proprio devo dire la sincera verità. Se non fosse che so che la serie vi piace, che la state ancora guardando, l'avrei lanciato dalla finestra già da quel dì. Adesso facciamo le cose ancora meglio stavolta. Sì, ok, vai. La prima torre. Con i primi alberelli. Bla bla bla. Un lumberjack hat qui. Con l'energia generata dalla navetta stessa. Ok. Vai a scavarti il primo cactus. Grazie. Perfetto. Adesso parti e vai verso di qua. Dai, dai, coraggio. Ah. Perfetto, vai. Raccogli quello che puoi e adesso è già il momento di fare, secondo me, la forestry e fargli iniziare a piantare qualcosina qui. A posto. Questo inizia a fare il suo dovere. Benissimo. E subito dopo però e il pozzetto. Perfetto. No. Aspetta, no, non va bene, non va bene, non va bene. S-
top. Vai. Continua a allargarti, per carità. Bisogna sbrigarsi. Prioritize quello. Sì, un po' di energia serve assolutamente. Sì, non ne produrrà tantissima di carne, ma qualcosa fa. Benissimo, vai, vai. Ok, ok. Bene, già un po' di più si ragiona. Sì, lo so, lo so. Calma. Calma, lo so. Quasi un'altra watchtower qua non sarebbe un male. Sì, così c'ho un pochettino più di spazio per fare qualche cosina extra. Un paio di slottini extra di... Madonna, sì, è per cancellare questo allarme che è insopportabile. Sì, guarda, o l'uno o l'altro, energia o legno è uguale. Servono tutte e due. Quasi ti direi priorità questo. Sì, ti prego. No, perché sennò qua, veramente, con sto allarme divento scemo. Mamma mia. Questo gioco ormai è fonte di frustrazione veramente importante. Dai, su, coraggio, coraggio. Allora, oh, forestry, per carità di Dio. Oh, bene. Allora. Vai, così. Quindi pianta un pochettino di più. E tu, guarda, un paio di caselline in più, eh? Non fa male. Ma giusto un paio, eh? Un pochettino di energia in più. Adesso arriva questo. Ok. E adesso allarghiamoci il più velocemente possibile. Ma proprio alla stragrande. Dritti come una lancia. Stop. Allora, sì che non riesco bene a vedere le proporzioni. Questo cavolo di terreno, vai. Eh sì, un po' pochettino il legno, me ne rendo conto. Davvero?
Vai. Prioritize quanto ci vorrà. Due log. Oh, grande. Stop. Un altro, ancora il nemico non si vede. L'ho fatta giusta. Manco per il cazzo. Mamma mia. Ok. Fa più o meno lo stesso ritmo. Vabbè. Sì. Sì, se solo il legno arrivasse un pochino più velocemente sarebbe il top. Secondo me io qua devo cominciare a fare subito qualcosa. Stop, ecco qua che l'ho già incontrato, porca miseria. Oh, anticiparlo è veramente un problema, sapete? Vai. Ah, vabbè, tanto questo c'è da costruire. Un fishing hat, però sì. Mi fa andare più veloce. Produce più energia. E però io qua una forestry potrei già farla, eh? Effettivamente sì. Potrei. Oh, non vorrei fare lo stesso errore dell'ultima volta. Dove mi conviene farle le case? Le faccio andare il legno da quella parte. Vabbè, però è uguale, cioè... Vabbè. Vai. Planting area. Lo so, forse non è una grande idea, però. Conviene che nel mio piccolissimo continuo così. Vai. Vai, vai. Watchtower senza pietà. Arriva il pesce e ciò è un bene. Aumento un po' l'energia. E quindi... Ok, sì, vabbè, ma che culo questo. Madonna, ma che è sto schifo? Perché è venuto fuori? Priorità mi sa quello. Sì. E comunque fare il giro mi serve.
Comunque il pesce lo stanno consegnando, quindi a me sembra che la cosa stia andando, di riffo di raffa. Predisponiamo un po'. Predisponiamo un po' per che cosa? Proviamo un po' a fare così, va. Proviamo così. Non ne sono sicuro di per niente proprio, ma... Vai. Bene. Dai, 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 coraggio, coraggio. Dai, sbrigare. Eccolo che è arrivato. Vabbè, è più o meno come l'ultima volta. Stop. Stavolta però non mi freghi. Porca miseria. Allora, da qui. Uno e due, me le faccio già. Ma è una volta che riporta giusto, eh? Un micro sentierino, vabbè. Ok, adesso sì, dai priorità. E dimmi che posso farlo anche qui, grande. Oddio, forse questa c'è una priorità ancora maggiore, effettivamente. Vabbè. Mo vedremo. Forse mi sono mangiato un po' di spazio per la pesca. Sì, dai, aspetta un secondo. Vediamo di farlo un po' meglio, se ci è possibile. No, questa è... È l'unica cosa che posso fare. Vabbè. Ok. Se... mi sbrigo, sono parato. Stavo per fottere questo. Vabbè. D'accordo, dai, facciamoci queste The Watchtower. Dai, dai, legno, legno, legno. Non usiamo il legno nient'altro che per questo. Coraggio. Vabbè. Vabbè, quella era prevedibile, no? Però... ecco mo che ne fa un'altra. Ok, sì, forse... ci vuole un filino di priorità a questa. Beh, questa ha fatto. E qua... ho fatto. Ma qui, madonna, serve. No, 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 ho perso. Ho perso. Ho perso, ho perso, ho perso. Probabilmente anche la strada. Gliel'ho fottuta, ok. No, la strada no, però... Purtroppo non c'è molto altro che posso fare. A parte questo.
ci pensa minimamente. Un po' di spazio mi serve. E che diamine. Oh. Ok, stop. Adesso ho fatto quello che dovevo fare. Ora. Lasciamo che arrivi il tipino nella torre. Godiamoci la seconda Watch Tower loro in fiamme. E bene così. Va bene, ragazzi, allora ci dobbiamo fermare qua con questa puntata. Abbiamo dovuto ricominciare di nuovo, ma purtroppo mi aspettavo che questa ultima missione fosse difficile. Certo che mannaggia la miseria proprio, eh. Va bene, ragazzi, io direi quindi che per oggi è... aspettate un secondo, fatemi fare una cosa. No, è Residence. Il cavolo di Lumberjack Hut. Soprattutto, cosa diavolo significa che... Cioè, guarda, guarda quello... Perché c'hai il legno da parte? Ah, l'una e l'altra. Sono il legno da parte. Davvero? Vabbè, ce ne occuperemo nella prossima puntata. Va bene, ragazzi, quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale e il link alla playlist completa con tutti i video di The Colonists. Va bene, ragazzi? A presto.